Cerco sempre di ambientare le mie storie in una, diciamo, dimensione che non è quella reale. Quindi qualcuno può vedere come un passato, ma potrebbe essere anche un futuro. Però, diciamo, cerco di non mettere, a meno che non mi serva nella storia, una precisa indicazione, diciamo, temporale, per cui cioè, potrebbe essere un'atmosfera che può ricordare un passato o un futuro, però non c'è nulla che indichi esattamente di che passato e che futuro.